Così abbiamo scelto le Mega Cap insieme. Eh sì, adesso ho i dati definitivi e andremo a inserire queste tre aziende nel nostro portafoglio, quello che stiamo facendo assieme su eToro, quello che speriamo ci dia dei buoni risultati. Ciao a tutti, sono Pasquale e bentornati in un nuovo video del vostro piccolissimo amico e investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Allora, prima di iniziare volevo ricordarti che in qualunque momento puoi cliccare il tasto mi piace se questi contenuti sono il tuo gradimento, e ti spiego anche come sarà diviso il video. Nella prima parte andiamo a fare gli investimenti, oggi è domenica, li andiamo a fare a mercato chiuso, andiamo a inserire questi 10.000 dollari virtuali su eToro in queste tre aziende che sono state scelte, e a breve ti dico quali sono, e poi andiamo a fare la presentazione delle 10 aziende fra REITs e BDC che saranno, diciamo, il prossimo step per gli investimenti. In quelle 10 aziende che presenterò oggi ne dovrai scegliere 4, e per cui preparati a fare altre votazioni che puoi fare non solo nei commenti qui sotto, ma anche nel gruppo Telegram che ho creato da poco, in cui ovviamente vado a pubblicare novità su me, su quello che leggo, su quello che faccio, sulle uscite dei nuovi video e, come in questo caso, anche i vari sondaggi che mi servono a creare il portafoglio insieme a voi. In questo caso ti faccio vedere che sono 3 le aziende prescelte. Quelle che erano originariamente in combutta erano Microsoft, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, ASLM, Alphabet, Disney, JP Morgan, United Health, Walmart e Mastercard. Le votazioni le ho prese sia sul canale appunto Telegram, ma anche riguardo a quello che è stato commentato qui sotto. E le 3 aziende che sono andate a vincere appunto questa sfida sono state Google, che è stata stravotata dal 70% delle persone, cioè vi piace Alphabet, poi in seconda posizione Microsoft, e infine col 60% delle votazioni, vi ricordo che non è che faccio la somma, cioè sono ogni persona va a disposizione più di un voto, 60% Microsoft, e poi testa a testa c'è stata fra Mastercard e Johnson & Johnson, ma alla fine purtroppo per Mastercard ha vinto Johnson & Johnson, per cui le 3 aziende che andiamo a inserire oggi nel portafoglio virtuale sono appunto Alphabet, Microsoft e Johnson & Johnson, e andiamo a inserirle subito. Io sinceramente sono rimasto male perché speravo che una delle mie 2 amate, tipo Walmart e Berkshire Hathaway, andassero a finire nel portafoglio, ma ricordo che alcune di queste aziende andranno a finire in altre categorie. Come vi ricordo, le categorie sono differenti, non è una sola. Abbiamo inserito le 3 andiamo a inserire oggi le 3 mega cap, poi andiamo a inserire 4 fra BDC e REITs, poi andiamo a inserire 2 aziende del Dow Jones, 3 aziende del Nasdaq, 3 aziende small cap e 3 aziende Europa, per cui c'è ancora tempo per trovare magari la possibilità di andare a infilarci qualcuna delle mie preferite, se a voi andrà ovviamente. Per cui adesso andiamo subito su eToro, facciamo la transazione, eccoci qui, e andiamo appunto a inserire gli ordini in macchina a mercati chiusi. Ho detto domenica ma invece è sabato, ho detto una bugia. Per cui andiamo a inserire Alphabet. Bene, andiamo a inserire prima di tutto l'ordine su Google, e come diciamo prima, 10.000 dollari senza take profit, che andiamo a cancellare, senza stop loss, e ovviamente a mercato chiuso questo ordine sarà semplicemente impostato, non sarà in macchina. Successivamente andiamo a inserire Microsoft, andiamo a investire anche qui 10.000 dollari senza nessun take profit, senza nessuna stop loss, e imposta ordine. E infine Johnson & Johnson, anche qui andiamo a investire i nostri 10.000 dollari senza take profit e senza stop loss. Bene, adesso abbiamo i nostri ordini pendenti in questo portafoglio che non mi si riesce a chiudere perché un'azienda sta fallendo. Questo comunque è un portafoglio demo. Fortunatamente per me, dai 100.000 dollari che era, questa pandemia mi ha aiutato a portare a 224.000 dollari il portafoglio nell'arco di quest'anno. Sono molto contento. Allora, quali sono le aziende che andiamo a inserire nel portafoglio fra i vari REITs e BDC? Ecco, adesso ti vado a presentare le 10 che io ho selezionato per te e fra le quali potrai andare a scegliere, ovviamente, sui commenti, ma anche se
sarebbe forse meglio che tu ti iscrivessi al canale Telegram così che non ti possa perdere altre novità. La prima è la famosissima Realty Income, penso che la conoscono tutti, viene chiamata The Dividend Company, azienda dell'S&P 500 che ha 6500 proprietà e ha dichiarato un dividendo per 608 volte consecutive. Fa parte dell'S&P 500, è il REIT più grosso e più famoso che esista e il suo dividendo attualmente è del 4.18% ed ha una capitalizzazione di 26 miliardi e mezzo di dollari. La sua tipologia di proprietà è diversificata, per cui non ha una singola tipologia di proprietà, ma è diversificata sotto vari settori. La seconda azienda è Main Street Capital. Questo è un BDC, un Business Development Company, per cui è un'azienda che va a investire in altre aziende del lower middle market per cercare di trarre del profitto facendole crescere e poi magari vendendole sul mercato a un prezzo più alto di quello che è stato pagato. Per quanto riguarda la capitalizzazione sono 2 miliardi e 8 di dollari e il suo dividendo al momento è il 6.10%. Sia Realty Income che Main Street sono attualmente nel mio portafoglio reale. Terza azienda abbiamo Omega Healthcare, è un real estate che va a investire nella long term industry healthcare, per cui in tutta quella industria della sanità, soprattutto in skilled nursing, per cui in quelle strutture che hanno un profilo molto alto dal punto di vista dell'infermieristica e anche delle living facilities, per cui quelle case di cura in cui vive gente che ha bisogno di assistenza totale. È un'azienda di triple net lease, per cui ha pochi costi, perché va a scaricare la maggior parte dei costi su chi affitta appunto le proprietà, ed ha principalmente i propri investimenti in US e UK. Anche questa è nel mio portafoglio. Attualmente non mi sta dando grosse soddisfazioni perché purtroppo l'ho presa a settembre, in quando i mercati sono andati in calo, per cui non sta andando bene, però credo molto nell'azienda. Il suo dividendo al momento è l'8.41%. Poi abbiamo LTC Properties, che è un real estate investment trust che va a occuparsi di avere anche qui senior housing and healthcare properties. Questo perché io sto proponendo tante di queste aziende per un semplice motivo: con l'invecchiamento delle persone, col fatto che molte di queste persone avranno patologie, come si vede un po' da tutte le statistiche, legate molto all'alta pressione, ai problemi appunto di cardiaci. Molte persone con l'allungamento dell'età avranno bisogno di cure maggiori e penso che questo settore possa dare delle soddisfazioni maggiori. Ovviamente non ci sono solo Real Estate Investment Trust in questa selezione che vanno a trattare l'healthcare, ma è un qualcosa in cui credo, per questo che vi sto proponendo queste aziende. 1.3 miliardi di dollari di capitalizzazione e il dividendo al momento è del 6.83%. Poi abbiamo Avalon Bay. Avalon Bay si occupa invece di real estate veri e propri per appunto quelli che sono appartamenti delle communities. Ha attualmente 86.000 e passa appartamenti o case in diversi 11 stati e anche nel District of Columbia. 18 sono di queste sono communities che erano aree che poi sono state riallocate per essere migliorate nel tempo. Per cui si occupa appunto di comprare migliorare e poi andare a fare il management di appartamenti in aree di forte comunità, soprattutto nelle aree metropolitane del New England, New York, New Jersey, Mid-Atlantic, Pacific Northwest e così via. La capitalizzazione è di 30.7 miliardi di dollari, attualmente il dividendo del 2.89%. Poi abbiamo Stag Industrial, anche questa è nel mio portafoglio personale, è un real estate che appunto va a comprare e opera delle strutture che servono alla zona industriale, all'area industriale, a quello che è il warehousing, lo stoccaggio, le industrie, le aziende in generale. Ha una market cap di 6.8 miliardi di dollari, anche questa è una di quelle aziende in cui credo molto, anche, come dicevo prima, è nel mio portafoglio, e ha un dividendo attuale del 3.47%. Poi abbiamo Store Capital. Store Capital invece va a fare management di negozi, di centri commerciali, soprattutto in aree prettamente molto abitate o molto ricche, dove ci sia un alto passaggio di persone o comunque dove ci sia una forte presenza di negozi, per cui delle vie cosiddette del commercio, in cui appunto possono essere fatti gli acquisti
questo è un settore che ha avuto una forte flessione appunto a causa della pandemia, perché la maggior parte delle persone si è andata a orientare sull'online, ma magari è un settore che può riprendersi subito dopo questo periodo, perché appunto la gente, ritornando a uscire, andrà a spendere più in maniera fisica, pur non abbandonando la parte appunto online. Un market cap di 9.2 miliardi di dollari e un dividendo attuale del 4.51%. Poi andiamo ad su Iron Mountain, anche questa un'azienda che ho in portafoglio, 13 miliardi di market cap. Iron Mountain è un REIT molto particolare, molto specializzato. In pratica ha delle facilities, circa 1450, in 50 nazioni diverse, in cui vanno a fare storage di archivi. L'azienda si sta evolvendo dagli archivi fisici, per cui tutte quelle che sono documentazioni vere e proprie, ad archivi prettamente cibernetici, per cui appunto informatici, in modo da avere un backup digitale di tutto quello che è il lavoro che è stato stoccato. Lavora tantissimo con aziende, ma anche e soprattutto con enti federali, con governi, con società appunto di controllo. Ha un target molto importante, un'azienda molto vecchia, nata nel 1951, ha tantissimi dipendenti, 24.000, è comunque un'azienda che, al di là delle aspettative che molte persone possono pensare, vedendo lo stoccaggio appunto di archivi, qualcosa di anacronistico, ha dato un 58,5% quest'ultimo anno e dà anche un dividendo del 5,51%, che male non fa. Altro REIT real estate molto famoso, Medical Property Trust, questo non ce l'ho in portafoglio, l'ho avuto per un certo periodo. Anche questo si occupa di avere delle strutture, circa 431 con 43.000 letti a disposizione nell'ambito dell'healthcare. Un'azienda anche questa molto interessante, con una market cap di 12 miliardi di dollari, che secondo me ha anche questa delle buone prospettive, ma che in quest'ultimo periodo vedo, rispetto ad altre aziende che ho pensato fino adesso, meno interessante, almeno per quanto è il mio punto di vista, quello che è il mio stile di investimento. Il dividendo è un 5,58%, anche questo molto succoso, un'azienda che comunque può dire la sua. Ultima azienda che andiamo a trattare oggi, Agree Realty, ed è un investment trust, anche questo, che va a comprare e ad affittare delle strutture che sono legate al mondo dell'industria o al retail, per cui è un po' un mix. Al 2020, al 30 settembre, l'azienda aveva 1027 proprietà in 45 stati diversi, con approssimativamente 21 milioni di piedi quadri affittabili. È anche lei quotata nel New York Stock Exchange, un 4.9 miliardi di capitalizzazione e un dividendo che al momento è del 3.67%. Bene, queste sono le aziende che secondo me potrebbero essere inserite nel portafoglio REITs BDC per quanto riguarda il nostro portafoglio in comune. Fammi sapere appunto quali di queste possono essere di tuo interesse, vota nel gruppo Telegram o nei commenti qui sotto. Così andiamo a vedere anche in questo caso chi la vince, e ovviamente ricordati che in qualunque momento puoi farmi delle domande qui sotto per avere dei chiarimenti in merito. Ti ricordo di lasciare un pollice in su se questo video è stato di tuo gradimento, e se sei nuovo su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Ti saluto, perché anche per oggi è tutto. Ciao!